La Regione Marche, il suo territorio, i prodotti che questo territorio può dare. Ne parliamo con la professoressa Michela Pallonari, che è esperta di territorio e prodotti e di come i prodotti hanno un'anima del territorio e l'anima del territorio vive nei suoi prodotti. Grazie. Sì, mi occupo di marketing culturale nello specifico e sono da sempre innamorata della mia regione perché è un panorama agricolo sicuramente molto interessante. Un panorama agricolo che anche adesso arrivando ad Urbino abbiamo visto che è pieno di vigne, pieno di ulivi e questo modifica un po', il territorio modifica anche un pochino il nostro carattere, no? E quando parliamo di territorio non possiamo dimenticare quello che è la nostra storia, quello che è la nostra cultura, perché noi veniamo da quella vite, veniamo da quell'ulivo e tutto questo va a influenzare anche quello che è il nostro sviluppo territoriale, il nostro sviluppo turistico. Anche perché da sempre, e ci ho scritto anche molto, credo nel valore di area. Creare un valore di area significa che quando una vite è curata nel rispetto dell'ambiente, quando non viene in qualche modo violentata la natura, ma la natura viene assecondata, allora noi riusciamo in qualche modo a dominarla e quella natura poi ci ritorna in prodotto, ci ritorna in turismo, ci ritorna in territorio e questo per me sono le Marche e abbiamo ancora molto da dare e molte persone devono ancora scoprirci, però siamo pronti, siamo qua e speriamo, insomma, di farvi conoscere i nostri prodotti e soprattutto la nostra storia. Grazie.